Bilancio positivo per la festa di San Roberto Bellarmino a Davoli Marina, linea a Lorena Pallotta. Sindaco, buonasera. Stasera, come ogni anno, la festa di San Bellarmino, il santo protettore di Davoli. Ancora una festa religiosa, ma che riunisce tantissimi suoi cittadini. Quanto sono importanti queste occasioni? Sì, stasera è una serata importante perché si festeggia San Bellarmino, la comunità è tutta riunita, vedete c'è un afflusso importante di persone, quindi questo vuol dire che è una festa. Oltretutto, da quando l'hanno diciamo ritornata alla sua data normale, prima si festeggiava in agosto, se voi vi ricordate, diciamo ha forse un aspetto anche migliore rispetto al passato, perché è l'ultima festa, chiude la stagione, se vogliamo, estiva. E quindi raccoglie anche un numero importante di persone. Poi bisogna spendere una parola veramente di elogio al comitato che riesce ad organizzare da diversi anni ormai questa manifestazione, gestendo un afflusso importante di gente che viene anche dai paesi vicini, con veramente una dislocazione degli stand che è gestita in modo serio, in modo che non ci siano problemi per l'ordine pubblico, che non ci siano problemi per un afflusso tranquillo e sereno alla manifestazione. E poi è importante, lasciatemelo dire, perché io da sindaco sono e mi sento orgoglioso quando la comunità si stringe tutta assieme, festeggia, si trascorre una, due, tre serate in modo associativo, in modo cordiale, in modo conviviale anche se vogliamo, e poi senza tralasciare anche quello che è l'aspetto religioso, che è l'aspetto poi se vogliamo importante. Domani ci sarà alle 10 la messa con la processione poi per le vie del paese e tutta la comunità religiosa sarà accomunata da questa manifestazione. Come sempre la sua amministrazione, la sua giunta è presente sia nei momenti di festeggiamenti civili che in quelli di invece pratica religiosa. E ovviamente l'amministrazione è sempre a disposizione di queste manifestazioni e di chi le organizza. Sì, l'amministrazione, diciamo, noi siamo presenti a tutti gli eventi che si organizzano qui sul territorio, che siano essi religiosi, che siano di programmi civili, che siano, diciamo, di associazioni che contribuiscono comunque alla crescita della nostra comunità. Noi non possiamo non essere vicini a queste cose, perché un'amministrazione credo si debba contraddistinguere anche dalla vicinanza a chi dedica parte del suo tempo, a chi si impegna, a chi dedica, diciamo, un'attività di volontariato affinché queste manifestazioni possano ancora esserci sui territori, non solo a Davoli, ma in tutti i paesi dove si organizzano questo tipo di manifestazioni, questo tipo di ricorrenze che, se vogliamo, rimandano nel tempo quella che è una tradizione non solo religiosa, ma anche una tradizione sotto l'aspetto culturale, sotto l'aspetto della crescita del territorio. Lei diceva che questa manifestazione, questo festeggiamento oggi chiude un po' le feste estive. Ci possiamo dare appuntamento a Natale per qualche iniziativa speciale? No, io credo che ci possiamo dare un appuntamento ancora prima, perché molto probabilmente si organizzerà la festa della castagna su a Davoli Superiore, credo la stiano organizzando per il 5 di novembre, quindi avremo occasione di rivederci e di parlare e di chiudere magari le feste autunnali con la sagra della castagna che si stanno impegnando un po' tutti, ma in modo particolare la Proloco e la cooperativa che è nata in questi giorni, il frutto che, ecco, proprio ha voluto aprire la sua attività con questa organizzazione della festa della castagna. E questo credo sia un fatto dove l'amministrazione deve stare vicino anche a loro.
Grazie sindaco. Grazie a voi. Paolo Sia, di adozione da Volese, lei fa parte del comitato che ha organizzato e ha consentito tutto questo. Quanti giorni prima si lavora a questa festa? Non giorni, noi stiamo lavorando da mesi. Noi da 3 mesi ogni lunedì ci incontriamo per definire punto per punto tutte le cose dell'organizzazione. In genere rivediamo sempre gli errori dello scorso anno e cerchiamo di correggerli per migliorarli. Anche quest'anno abbiamo apportato delle correzioni rispetto allo scorso anno e questo è il grande risultato, la grande affluenza. La seconda serata con Angelo Famau, nella prima abbiamo voluto dare spazio anche a degli artisti davolesi, le 2 scuole di danza che ci sono qui a Davoli, e domani invece ci sarà domenica una terza serata dedicata alla musica folk. Voi fate tutto questo a titolo di volontariato, cosa vi spinge a farlo? Allora, intanto il senso di donare alla comunità, questo. Abbiamo un grande motore che è il nostro Don Gregorio Montillo, che ci tiene uniti, e comunque avere una comunità così unita, un momento di condivisione così condivisa, ti rallega il cuore. Don Salvatore Varano, stasera noi festeggiamo qui a Davoli il patrono San Bellarmino. Che valore ha questo santo per il paese? È un santo molto importante per la comunità, perché è un santo che piano piano è riuscito a entrare nel cuore delle persone per le vicende della sua vita personale. Un santo della carità, un santo dell'amore, nonostante fosse un cardinale, una figura importantissima, però è stato molto caritatevole con la gente del tempo ed è una figura molto attuale anche per i nostri giorni. Quindi piano piano col tempo è una figura indispensabile per la comunità. Il momento religioso si accosta a quello civile, quindi 3 giorni di grande festa, nomi che hanno attirato, artisti che hanno attirato sia giovani sia diciamo adulti, famiglie. Che importanza ha proprio per la cittadinanza, per la comunità questo momento di aggregazione? Tantissimo, non solo dal lato religioso ma anche da quello civile. Stiamo uscendo da anni duri della pandemia e quindi abbiamo tanta voglia di stare insieme, di divertirci, di fare comunità. Una comunità cresce anche attraverso una festa che potrebbe essere un evento per alcuni banali, però è molto importante. Più stiamo insieme e più diventiamo comunità e più cresciamo insieme. Stasera c'è tanta gente, soprattutto tanti giovani, per Angelo Famau, un cantante che va molto di moda ultimamente, e questo aiuta a costruire comunità ed essere persone forse migliori. Lei ha parlato dei giovani e proprio lei dei giovani ha fatto la sua forza qui a Davoli. Lei ha costituito un gruppo che l'ha seguita, l'ha supportata, ma soprattutto è stato felice di ascoltare da lei la parola del Signore. Come ha fatto a riconquistare una fetta di quei fedeli che in realtà erano un po' più distanti? Beh, è stato un lavoro lento, non facile, però con l'aiuto del Signore si può fare tutto, posso garantirvelo. Io penso che la testimonianza nostra fa molto. I ragazzi di oggi sono molto intelligenti, non è vero che sono superficiali, anzi. E hanno una grande idea e un grande amore per Dio, per le cose della Chiesa forse sono un po' distanti, però questo è vero. Però io ho cercato nel mio piccolo di dimostrare che il prete, nonostante i suoi limiti, i suoi difetti, i suoi peccati, è sempre un uomo, e più sta vicino a loro e più forse loro acquistano fiducia nella figura del sacerdote, che penso sia una figura indispensabile anche nei nostri tempi. Quindi ho cercato di stare con loro, fare ciò che fanno loro, magari passare dalla semplice uscita insieme, cercare di attirarli alla liturgia col servizio dei ministranti, oppure fare un po' di oratorio estivo. Tutto questo ha aiutato appunto a farli crescere e a camminare insieme. Con molta fatica, questo posso confessarvelo, vi confesso a voi che è stato molto difficile lasciarli, specie loro. Perché mi sono anch'io affezionato, però sono convinto che ora sapranno camminare con le loro gambe, come anch'io devo camminare con le mie gambe d'ora in poi. E lei andrà in quale parrocchia? Io andrò a Montepone Lido, alla parrocchia di San Giovanni Battista. Mi aspetta una grande sfida,
Ho un po' di paura, vi dico la verità, però sono convinto che con l'aiuto del Signore tutto è possibile. Penso già alla gente che mi attenderà e spero di fare bene. Sicuramente farà bene, sicuramente noi lo auguriamo ai ragazzi della sua nuova parrocchia di vivere quello che hanno vissuto i ragazzi di Davoli della parrocchia di San Bellarmino. Grazie.